Buongiorno e buon inizio del weekly vlog. Io sto per farmi i capelli, è mercoledì e non vi ho ripreso tutti gli altri giorni perché non sono stata per niente bene. Sia un po' fisicamente non ero in grado proprio di riprendervi, e sia perché mentalmente, proprio psicologicamente non mi andava. Sapete che questi weekly li faccio con piacere, non mi andava di riprendervi perché dovevo, perché non è per me un dovere fare video, però non volevo neanche trasmettervi negatività o tristezza, quindi ho detto non riprendo niente, riprendo quando sto meglio e oggi è una bellissima giornata e sto tra l'altro, come vi dicevo, per farmi i capelli. Perché, come vedete, li ho già lavati una volta da quando li ho fatti. Oramai una settimana, sono durati tantissimo, stanno tra l'altro durando tantissimo puliti, non me l'aspettavo. E siccome stanno sbiadendo, perché essendo già un colore sbiadito di suo, tende a scaricare, cioè non prima, comunque si vede la differenza da un lavaggio all'altro. E allora lo voglio riprendere con l'Arctic Fox, che è quello che ho sempre utilizzato, di marca per colori semipermanenti. E stavo per fare un mix di Virgin Pink, che è un fucsia, con il diluter, con questo qua, diluter si chiama, sarebbe quello bianco, simula il bianco praticamente, quindi mischiato col rosa viene un rosa pastello, ma se non l'avete potete utilizzare un normalissimo balsamo. Comunque video su queste cose li trovate sul canale principale, su come faccio i capelli, perché ne ho fatti tantissimi ormai su come faccio i capelli con i colori semipermanenti, andateli a vedere, basta che scrivete tipo Crazy Color o Capelli Gloria, vi escono un botto di video su questa cosa, su questo argomento. E niente, sì, a parte questo poi ci sono anche un sacco di nuovi arrivi, di nuovi pacchi che vi volevo far vedere, c'è una luce assurda, lo so, sono in bagno e la finestra del bagno è paurosa con la luce. E tra l'altro è molto bella perché sarebbe figo farci dei video qua in bagno perché ha una luce bellissima. Dopodomani ci sarà anche un evento a Milano, quindi vi riprenderò l'ultima giornata di venerdì con il Christmas Event di YouTube, il Christmas Party. E poi niente, questo weekly è andato un po' così, spero comunque non vi dispiaccia, ma sempre meglio che lasciarvi il canale vuoto. Oggi sto meglio, ho detto vabbè dai, parto da mercoledì, come va va su weekly, magari ne uscirà uno o ve lo spezzo sempre. Scusatemi, in due parti perché sono una chiacchierona, quindi magari riesco a colmare questi giorni che non vi ho filmato, ma davvero perdonatemi tanto, ma non è stato per niente un bel periodo per me questo, lo sapete, ve ne ho parlato anche nel Mi Preparo con voi, sempre sul canale principale, e non volevo proprio mettervi tristezza, sono capitate cose veramente brutte, tristi e assurde, ho voluto cercare di lasciare il mio cattivo umore distaccato da YouTube, distaccato da voi, perché comunque non mi andava di rattristarvi. Vi appoggio sul sapone e sotto c'è un mega cactus. No, cadrà sicuro. Dove vi posso mettere? Io voglio quel treppiedi piccolino da tavolo, quello tutto strano che si muove tutto. Quello sarebbe comodissimo per questa videocamera, perché così vi piazzo dove voglio. Oh, utilizziamo, ecco, il Dermal Oil di mia mamma. No, è comunque troppo basso. Oh, ho trovato. Perfetto, mi abbasserò un po' io. Allora, come faccio questa cosa? Innanzitutto, questi sono i capelli. So che sono molto molto chiara, ma cercherò di abbassare magari più tardi la luminosità. Va bene così. Allora, in questi giorni di totale assenza, in realtà ho guardato anche un sacco di puntate, mi sono finita tutta la seconda stagione di Una mamma per amica perché ancora, ahimè, non ho visto quelle nuove, ma non perché non ho disponibilità, perché sto aspettando, sto praticamente perdendo tempo perché non voglio. Guardate, ho una noce, una noce. Sto aspettando proprio di finire tutte le stagioni per poi iniziarla, quella nuova. E ho anche un po' paura perché tante mi hanno detto che fa schifo, quindi non voglio deludermi, cioè non voglio essere delusa dalle nuove puntate. Vediamo qua, ce ne vuole ancora. Cioè, ad esempio, questo non va bene perché andrebbe a colorare troppo. Non devo proprio colorarmi i capelli, devo ravvivarlo un attimo. Comunque, quando fate sti lavori, se non siete sicure su come verrà l'effetto pastello, provatelo su una ciocca perché voi lo vedete qui. Ma non è questo quello che sarà sul vostro capello. Cioè, sul vostro capello ovviamente dipende da che colore avete sui capelli. Perché se avete un arancione e ci piazzate sopra un rosa, non vi diventeranno mai un color pastello bianco. Il capello deve comunque essere decolorato e tonalizzato. E poi dopo potete farvi tutti i colori pastello che volete.
Cerco un balsamo e poi continuo a mischiare. Si è tolta la mega luminosità, infatti questo è il colore, come vedete è proprio bubblegum pastello, stupendo tra l'altro. Ho già provato su una ciocchettina e devo dire che il risultato mi strapiace, sta buttando fuori il rosa che volevo e spegnendo questo arancio giallo. E sì, adesso lo vado a fare su tutti i capelli. Yeah, sto tornando pink! Dopo aver lavato i capelli, questo è il risultato finale. Sono venuti pastello, ma un po' più strong, in modo che quando li lavo già la prossima volta diventano pastello. Almeno sono un po' più scuri. E mi piacciono tanto. Adesso aspetto ad asciugarli perché volevo un attimo mettermi su un po' di prodottini che mi metto di solito. E poi me li asciugo. Innanzitutto me li avvolgo, mi sa, in un asciugamano. Sto vedendo se sono uniformi, sono venuti stra bene. Allora, come vedete, i miei capelli sono usciti così. Sono molto più accesi, ma comunque pastello. E mi piacciono tantissimo, veramente. Almeno mi durano anche un po' di più perché l'Arctic Fox è pigmento puro e si attacca tantissimo al capello. Quindi è semipermanente, ma è più duraturo rispetto ai soliti colori. Scusate se sentite la tele in sottofondo. Non stavo neanche guardando, in realtà ho visto Empire prima mentre Andrea era in pausa e ho perso tempo. Adesso mi sto facendo il mio Fit Vanilla come tutti i giorni. Un attimo qua. Tra l'altro, ieri sera ho fatto i churros che sono qua dentro, ve li faccio vedere. Abbiamo cambiato anche il microonde che è stato un regalo della mamma di Andrea perché il nostro si era rotto. E qua dentro ci sono i churros che purtroppo hanno preso umidità e quindi sono diventati tutti schifosi perché la roba fritta il giorno dopo fa schifo e quindi niente, sono così, non ho intenzione di mangiarli, però sono, cioè ieri sera erano molto buoni. Un attimo che guardo i millilitri. Ok, ce l'ho fatta, scusate, ho dovuto shakerarlo. Mi piace un sacco questo qua, sta di budino. Sono entrata in trip col Fit Vanilla perché ha un sapore buonissimo. Tra l'altro pensavo non sapesse niente, perché la vaniglia tante volte non è che te ne mettono tanto il sentore di vaniglia, mettono magari un aroma che sa di vaniglia in modo leggero, ma non è poi così vaniglioso. E invece devo dire che mi piace tanto, sa proprio di budino. Mo tolgo Melinda Gordon, che ci sono di quelle delle entrate di musica, di audio, che mi mettono ansia. Buonissimo. E ho un problema con la golosità. Come vedete, mi sono truccata. Questo è il look finale con i capelli fatti. Qui forse c'è la luce più ottimale del mondo, ecco. In realtà sono usciti veramente molto molto bene e mi piacciono tantissimo. Sono di nuovo super puffosi. Purtroppo scaricheranno anche questi, però continuerò a fare un mix di balsamo e pigmento, che male non fa, anzi, infatti il capello è super rimpolpato, anche se ovviamente non ne aveva bisogno perché con il Bond il capello è già super figo di suo, però appunto col balsamo si sono nutriti ancora di più. Adesso mi cambio che c'è questa maglietta con il balsamo sopra e dovrei uscire con mamma. Se arriva il corriere, se si muove ad arrivare il corriere. Prima mi scatto una foto con l'Instax, con questo make-up. Cioè, guardate! Sono praticamente super. Sono un match perfetto con l'Instax. Adesso mi cambio, dicevo. Poi faccio la foto. Ah, e poi vi faccio vedere quando torno, perché adesso non ho tempo. Queste tre cosine che mi sono arrivate, che in realtà è un regalo di Natale di Andrea, da parte di Andrea, è arrivato prima e le ho già aperte, sono già saltata di gioia. Appena ho aperto il pacco ci sono rimasta malissimo, non mi aspettavo che Andrea prendesse queste tre cose. E non vedo l'ora dopo di farvele vedere. Che aspetto il corriere, cioè io non ce la faccio più. Tra l'altro il corriere è lo stesso che sul sito dove ho acquistato mi diceva che spedivano con DHL, quindi spero tantissimo che sia quello che sto aspettando, sia il Kanken. Il Konken, scusatemi. Il Fjällräven Konken, spero di averlo detto giusto. Comunque è lo zaino super, super comodo per andare in giro. Fai il biglietto da mettere giù, ok? Quindi usciamo e lascio il biglietto per mia cognata che è a casa. Quindi mi sa che verrà per le 6:30, tra mezz'ora, come sempre. Quel corriere lì è proprio simpatico. Buonasera, mi accendo la luce. Siamo in macchina, la mamma, siamo appena andati a trovare Andrea. Ma no, che pronto. Ciao. Ciao, mi chiamo Anna. Mi chiamo. Siamo
andate a trovare Andrea, che il giovedì, in realtà oggi è mercoledì, ma il giovedì di solito è qua vicino a Gallarate e invece l'hanno spostato oggi anziché domani, quindi siamo andati a fargli la sorpresa, l'abbiamo scioccato, no vabbè, è stato contento perché siamo andati a trovarlo. E stiamo andando io e la mamma invece adesso a mangiare al suscione, al sushi one, che Andrea chiama sempre suscione. Voleva venire anche, cioè in realtà no, volevo che veniva anche lui, però lui ha detto andate voi perché in realtà lui si mangia solo il ramen, il sushi lui non piace. E vabbè, mangia il ramen e altre cose tipo cinesi così. E in realtà però stasera fa, guarda che a me piace stasera mi voglio mangiare il riso, che si vuole fare il pomiriso, sarebbe il risotto al pomodoro, è uno dei suoi piatti preferiti, ha detto rimango a casa, andate voi. E quindi niente, andiamo io e la mamma, non ci siamo fatte scappare l'opportunità di non andare. C'è la gente che mi guarda, le macchine di fianco mi guardano male perché sto tenendo in mano la videocamera. Sta riprendendo, deve essere senz'altro qualcuno Che è scemo. Allora, è già arrivato il numero V11 che sarebbe. Ah sì, Lebiten Plus, quindi gamberi fritti in tempura e salsa rosa con l'esterno di tartar salmone, fili di patate fritte e salsa teriyaki. Bontà divina. Oh, né sui divanetti, proprio come dive, eh. Comodità assoluta. Penso che lo stai prendendo con le mani. Noi abbiamo preso un tramonto sulla estetici. collina. Grazie. Tramonto sulla collina. Tramonto sulla collina si chiama questo. Grazie. Questo qua invece con le mandorle e il salmone scottato dentro l'avocado e mango. Buonissimo, me lo ricordo, cioè. Ah, è quello rosso invece, eh? Ha detto V16, Io Miami prendo, eh? Beach, esatto. Sì. Si sta caldo. Masago, Masago, Masago. Si è staccato perché è un Perché po' c'è già. gnegne. Oh, noi siamo tra l'altro arrivati qua prima, Ah, cioè perché sono presto. due. Sono due. Sì, era uno Poi tanto ci dividiamo tutto. Ho e una fame che non so veramente. Adesso mi mangio anche il tavolo. Oh, stasera c'è l'all you can eat versione sushi che si chiama Maki Wish. Quindi abbiamo preso un bel po' di cose. Comunque prima ho detto sushi one, invece è restaurant one. Che memoria che ho. Qua c'è un Andrea malato. Una mamma attaccata al computer, sì, al computer, al telefono. Ciao. Siamo piene, vero mamma? tanto, abbiamo mangiato tanto, Un si sacco di vede. sushi, tipo più di 30 rotolini di sushi a testa. E qua c'è un Glorio, ciao! Mi sono fatta la barba. No, praticamente ho messo due maschere, qua ho quella idratante, e qua sono orribili, lo so. E qua ho quella per il clarify, quella per i punti. Sì, ciao, per i punti neri, quella per i brufoli, tipo per le impurità. E adesso, tra l'altro, è dello stesso colore dello smalto. Wow. Adesso mi metto sul divano con Andrea, che sta male, malato. Anzi, prima mi prendo la medicina perché sono anche andata di là da Michelangela e Isa era malatissima. E ho respirato aria malata, quindi adesso mi prendo un Vivin C. Cos'è che è questo? Sì, un Vivin C, perché è già 2 giorni che mi sento un po' malatina. Cioè, tipo, che mi viene da starnutire. Andrea è malatissimo, infatti. E quindi, siccome non mi voglio ammalare, perché poi quando mi ammalo io so cavoli, perché sto proprio male, male, male per giorni, me lo porto dietro tipo un mese, se riesco ad aprirlo con una mano. Meglio prevenire che curare pesantemente, poi. Sentite già che parlo tipo così. Stasera.